popoli. E questo mi assicura che potente è la sua posizione presso il Signore, e che dominio può rivolgere lo sguardo a noi, che in questo esilio siamo presi da tante sedi e molestate, molestati da tentazioni quasi indicibili. E quella che tu che ti spinge a praticare sotto il consiglio di Gesù, cioè mettere tutti quei peli, darle in nome e andare in una segreta di Gesù Cristo, o allora di cosa è possibile venire su questo mondo e che ciascuno deve contentarsi dello stato assegnato agli dall'Dio. Ogni cosa oggi sana del divisore con la sua astuzia, solo per sconvolgere, ma tu che sempre trionfasti su di lui e accendi nel cuore l'uomo in quanto il amore verso Dio e propri simili, scacciano dal nostro animo e fa sorgere quella fede che i potenti amanti di Alessandro. Il tuo potente patrocinio ottienici dal Padre Celeste la benedizione sui nostri animali, in bontà delle nostre case da ogni intento, il dominio della nostra mente su desideri lussuriosi, la concordia delle nostre famiglie, la pace sociale e in special modo il trionfo della nostra Chiesa Cattolica, l'unica vera Chiesa fondata da Gesù Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Santa Antonia Abate, prega per noi. Carissimi, no, popolo di Dio, ascoltatemi. Diciamo, non ci sta. Oggi è la festa del creato, per tutte le persone che hanno l'amore per il creato. Il creato è composto non soltanto degli uomini, ma anche degli animali, dell'ambiente, dell'acqua, della natura. Se oggi celebriamo il Signore insieme a Sant'Antonio Abate per il creato, significa celebriamo anche per gli ambienti in cui viviamo. Dobbiamo pulire l'ambiente, non dobbiamo sporcare l'ambiente. Dobbiamo avere rispetto per gli animali, avere rispetto per le strade dove noi camminiamo. Dunque, l'ambiente, tutte le cose che Dio ha creato, che ci dà l'ossigeno per respirare e essere in buona salute. Dunque, se noi benediciamo gli animali oggi, non sono soltanto gli animali che noi benediciamo, benediciamo anche la nostra, la nostra città, perché il Signore possa mandare un'aria pulita. Perché abbiamo bisogno di questa aria pulita per respirare. Quando l'aria è inquinata, allora respiriamo le malattie. E l'ambiente è la nostra casa che noi dobbiamo rispettare. Aspettando adesso di benedire gli animali, dove mi metto io, mi metto qua, e poi dobbiamo anche le persone che sono lontane, la benedizione di Dio va dappertutto. Non c'è bisogno di dire che là mi ha toccato, no. Che va a posto, allora. Il sacerdote Don Andrea poi verrà tra di voi a benedire gli animali. Sì, sì. Don Andrea, da quell'altro lato, Grazie.
Yeah.